In questo breve video un frammento del podcast Contemporaneamente, integralmente disponibile su Parallelo 42 su Airtable. Bel racconto, la ringrazio di essere stata al gioco, perché so che gli artisti amano fare, prima che più che parlare, forse. Ecco, quale contributo offre alla Tenta società e al suo di lavoro? portare una visione di quello che mi circonda, quindi come essere in qualità di essere umano, abitante di questo pianeta Terra in questo momento storico, tento di io stessa attraverso il mio lavoro aprire gli occhi verso quelle che sono le urgenze, ma essenzialmente verso le cose che mi toccano come persona, perché non potrei mai lavorare su qualcosa che mi è completamente estraneo o non mi interessa, perché dovrei, La non storia, il sarebbe un presente. presente, messi insieme. Immaginiamoli su un unico tavolo, di nuovo, immaginario. Sicuramente nel guardarli possiamo, avere una visione nuova sul futuro o comunque un pensiero che non ci ha toccato prima di vedere quelle cose. Quindi questo è il mio lavoro, tentare di, incentivare un'idea, un pensiero, un'immaginazione, un proposito, rispetto a quello che stiamo vedendo. Che sono opere che possono essere appunto sonore, installative, delle sculture, magari una maglietta da indossare. Quindi non importa poi la tecnica, come dire, non sono legata a un media. Il media è sempre lo strumento per arrivare a Guarda, raccontare molto molto qualcosa. interessante il filo della storia, del Grazie. passato che proietta il futuro, e autenticità e curiosità, due parole bellissime, assolutamente necessarie in questo momento, molto molto bello. E i contadini, ma chissà, insomma, con questa meccanizzazione penso già a furore di Steinbach. Comunque, I pomodori da grazie, mangiare bellissimo erano mai racconto. rossi, se ne andava sempre a metà strada fra il verde e il rosso, perché poi il portiere a casa 2 giorni ed erano marci, perché il frutto in natura non ha nessuna intenzione di temporeggiare prima di maturare. Anche questo è un concetto di domesticazione. Quando mai un pomodoro temporeggia 1 mese prima di maturare e rilasciare i semi? Sarebbe una pianta suicida. Ovviamente, okay? Ma solamente perché l'uomo preferisce avere un prodotto che si conserva a lungo, così allunga la shelf life, così li può trasportare da Pachino al supermercato di Milano ed essere ancora freschi e perfetti. Allora, solo per questo il pomodoro è diventato a lunga conservazione, cioè una lunga vita sul supermercato. Questa è un'innovazione genetica, che tra l'altro è un'innovazione genetica israeliana, anche se il pomodoro di Pachino è un IGP italiano, gli inventori sono di Israele. Di cose di questo tipo ce ne sono centinaia. Faccio qualche altro esempio di quelli che lasciano un pochettino sorprendenti. L'uva senza semi, a voi sembra normale che in natura una pianta faccia dei frutti senza semi? No, ovviamente. Anche questa è una forzatura genetica, fatta anche in questo caso in Israele. E però piace, perché la gente non gli piace sputare i semi, quindi ormai nel mondo più della metà dell'uva da tavola è senza semi, un'innovazione genetica. Ora, fare tanti aspetti vuol dire tante cose, ma sicuramente dal mio punto di vista, che mi occupo di genetica, significa innanzitutto fare piante che siano resistenti alle malattie, fare piante che siano in grado di usare meglio il fertilizzante. E poi c'è tutto un mondo intorno, significa coltivare in modo sostenibile, che non è solamente una questione delle piante, ma una questione di come vengono fatte le rotazioni nei campi, come viene trattato il In tutte le suolo, e arti tutto un c'è altro una mondo. parte Diciamo, fisica che non può più essere considerata e trattata come prima, non può più continuare a sottrarsi alle influenze della scienza e della prassi moderne, dice Paul Valérine nella Conchiesta inaugurato nel dell'Humanité. 2011, che è un'audioguida, ovvero è uno strumento al quale tutti siamo abituati, quindi ritirare al banco di biglietteria, uno strumento che ci aiuta e ci dà delle informazioni su delle cose che avremo sul nostro cammino di percorso. In questa occasione particolare ho immaginato di come dire, fare degli abbinamenti tra opere e persone, ma persone che non si dovevano occupare come regola strettamente di arte. Quindi, non so, un astronauta è stato messo di fronte a un quadro di Fontana, è stato registrato nei bunker del museo, perché il museo era ancora in costruzione, e da questi
confronti, quindi usando l'opera un po' come specchio per ritrovare la propria storia. Ho che realizzato meraviglia, sì, certo. Essere se stessi, la libertà di essere se stessi. È mostruoso solo il pensiero che l'essere se stessi possa sortire una, tra virgolette, galera da qualche parte. Questa cosa, solo questo pensiero, la conoscenza è fondamentale. In un recente incontro con il nutrizionista Giorgio Calabrese, narrava della UE che mise il bollino rosso come prodotto nocivo all'olio d'oliva e mise il bollino verde a Red Bull e Coca-Cola. Sembra che la disinformazione alimentare sia funzionale al mercato che guadagna più dalla malattia che dalla salute. È scientifica consolidata quando viene verificata da tanti ricercatori nel mondo in modo indipendente. Quindi dire molte volte in questi dibattiti scientifici uno esce con un lavoro scientifico dicendo questo ha detto questa cosa, ma non vuol dire niente se il singolo lavoro dice questa cosa. Ci sono lavori che poi sono stati dimostrati falsi, lavori che sono dimostrati magari non corretti, oppure anche corretti, ma veramente applicati in casi molto molto particolari. Quando un dato è consolidato dalla scienza, significa che questo dato è stato valutato, validato da decine di ricercatori nel mondo che lavorando indipendentemente. Contemporaneamente trovate dialoghi di arte, scienza, letteratura, storia, filosofia, architettura, cinema, economia e molto altro per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti.